Amici e amiche carissimi, bentornati, benvenuti, ben ritrovati. Scorro e cominciamo subito le domande di questa nuova puntata di Don Leonardo Risponde. Saluto tutti quelli che mi hanno salutato. Caro Don Leonardo, dice Titti Bruni, per strappare al cielo la conversione di una persona cara, cosa si può fare? Quello che la preghiera chiede, il digiuno ottiene. Allora, la conversione è una preghiera sempre da farsi, d'accordo? Perché è una preghiera sempre gradita a Dio, perché corrisponde alle prime petizioni del Padre Nostro, in particolare alla prima, dove noi chiediamo al Signore che sia santificato il suo nome, cioè che diventiamo santi noi e tutti. Quindi questa è una preghiera sempre gradita al Signore. È chiaro che la conversione è un'opera divina, è una grazia che il Signore deve concedere, a cui poi la creatura deve corrispondere. Qui noi non possiamo, diciamo così, definire i termini della questione, ma non possiamo dire con certezza dove finisce, diciamo così, l'azione della grazia e dove comincia l'azione della creatura. Ecco. E certamente sappiamo che le preghiere più efficaci per la conversione, la Madonna l'ha detto in tantissimi posti, sono il rosario, e unire al rosario il digiuno, i sacrifici, le penitenze. Le apparizioni mariane degli ultimi due secoli, e parlo di quelle riconosciute dalla Chiesa e non di quelle non riconosciute dalla Chiesa, su cui ho scritto a suo tempo un piccolo libretto, si chiama Le apparizioni di Maria, disponibile come tutti quanti i miei, diciamo così, il mio materiale apostolico in forma gratuita sugli store, e dove si prendono su Apple Books. Questo non c'è su Google Store purtroppo, ma chi vuole lo può scaricare dal mio sito web, sia in PDF che in formato .epub. In quel libretto ho mostrato, diciamo, i messaggi, il contenuto, diciamo così, il senso delle apparizioni principali mariane riconosciute negli ultimi tempi, veramente facendo riferimento anche a Guadalupe, che è ancora un pochino più datata. La Madonna dice sempre le stesse cose: preghiera e penitenza, preghiera e penitenza, preghiera e penitenza. Quindi bisogna metterlo seriamente in pratica, preghiera e penitenza, certamente poi con costanza e perseveranza. Non basta dire un rosario e fare un digiuno. La conversione del figlio di Santa Monica, che si chiamava un certo Agostino di Ippona, è costata alla madre 30 anni di messa e comunione quotidiane, penitenze e sacrifici di ogni tipo, insomma. Quindi non possiamo sapere quanto, tra virgolette, costi la conversione di una persona. Salve padre, le preghiere del mattino e della sera possono essere scelte liberamente. Personalmente, entro certi limiti, perché le preghiere del mattino e della sera, secondo la tradizione e quello che abbiamo insegnato, sono anzitutto alcune prescritte. E le preghiere prescritte dobbiamo farle specialmente se poi non sono fatte in altri momenti della giornata, perché sono tutte quante preghiere o di origine biblica o comunque approvate dalla Chiesa. C'è il Padre Nostro, c'è l'Ave Maria, c'è il Gloria al Padre, c'è il Credo, la Salve Regina, l'Angelo di Dio, l'Eterno Riposo, sono tutte preghiere approvate dalla Chiesa di origine biblica, quasi tutte, e indulgenziate. L'atto di fede, l'atto di speranza e l'atto di carità sono comunque delle, così come il teatro del mattino e della sera, sono comunque delle formule molto molto santificanti, per cui io sconsiglierei di sostituire queste preghiere con preghiere fatte di propria volontà. Certo, se uno, non lo so, fare lodi mattutine, fa Regina Celi, fa l'Angelus, fa il rosario di prima mattina, adesso, ma specialmente per chi poi non è che prega tanto, sarebbe bene, diciamo così, quelle, diciamo, averle un po' come un impegno, insomma, sarebbe certamente la soluzione ideale e preferibile, cercando, come quando si fanno le preghiere vocali, di starci con la testa, quindi di e fare attenzione e di fare nostro il contenuto della preghiera, perché la preghiera vocale è anzitutto un'educazione che noi ci lasciamo fare, ecco, dalla preghiera. Ripeto, Padre Nostro l'ha insegnato a Gesù, l'Ave Maria, la metà è di origine biblica, la seconda metà viene dalla Chiesa, e Gloria al Padre, ce l'abbiamo il testo nelle Epistole Paoline, e il Credo, insomma, viene da dal simbolo, dagli apostoli, il simbolo, e da due concili, quello di Nicea Costantinopoli, quindi possiamo ben comprendere, no? Quale papà di ragazzino adolescente, scrive Giamma Laurenti, che incomincia a relazionarti con l'altro sesso, può darmi qualche consiglio su come, quando e se incominciare ad affrontare i temi dell'affettività e sessualità? Allora, questo discorso è un pochino articolato e
Allora, anzitutto sarebbe preferibile, secondo quello che è consigliato da una certa tradizione spirituale e a cui io mi sentirei di concordare, che sarebbe assai auspicabile che si parlasse di questi argomenti da parte del genitore dello stesso sesso, cioè dovrebbe essere la mamma a piano piano intessere un discorso con le forme, i tempi, le mole, le modalità opportune, cercando di capire. Purtroppo i ragazzini a 14 anni oggi di questo tempo, insomma, sono ben, purtroppo, ben attrezzati e ben informati. E chiaramente bisogna, per relazionarsi a questo tipo di discorso, essere in grado di prospettare a un ragazzino, una ragazzina, un giovane, tutta la bellezza dell'amore umano e della vita sessuale se vissuta in una certa forma e dentro certi limiti, d'accordo? E bisogna affascinare, perché di questi tempi se non si fa questo, cioè, è praticamente impossibile. Cioè bisogna cercare di trasmettere dei valori profondi, d'accordo? Che siano poi oggetto di custodia e per cui il ragazzino o ragazzina sia disposto, insomma, a pagare di prima persona non soltanto rinunciando a tante cose, ma anche andando a diventare lo zimbello di tutti, perché questo oggi succede di fatto. Quindi ci devono essere delle forti motivazioni. Oltre alle forti motivazioni, certamente anche un pochino di conoscenza e anche poi gradualmente molto molto circostanziata, ed è per questo che si consiglia che a farlo sia il genitore dello stesso sesso, perché potrebbero trovarsi, diciamo, dinanzi a cose molto molto imbarazzanti se si dovesse, insomma, interagire nello specifico su certi particolari con il genitore di sesso diverso, insomma. Quindi, fermo restando che per quello qui il discernimento va fatto nella coppia, insomma, per quello che è possibile, insomma, vedere insieme, si possono poi anche trovare delle modalità. Cioè, bisogna sempre comporre in questi discorsi un'estrema, come dire, pudicizia, come dire, riservatezza, attenzione a temi, al linguaggio, al tempo stesso unito con una certa possibilmente chiarezza. Poi bisogna vedere se il ragazzo o la ragazza sono persone che comunque stanno continuando una vita di fede, di chiesa oppure no, perché se sono già in ribellione a questo diventa un pochino più complicato. Se sono dentro la chiesa, evidentemente bisognerà poi specificare le fattispecie di peccato e motivare il perché. Ecco, io ho fatto una montagna di catechesi, insomma, su questi argomenti, anche, come dire, fornendo tante motivazioni a ciò che la Chiesa insegna sulla purezza, perché il comandamento è espresso in termini negativi, non commetterati impuri. Ecco, ma dietro una proibizione ci sono sempre dei valori da tutelare. Un buon educatore deve saper trasmettere il valore prima di, perché siccome ci sono questi valori, allora non trasgredire questi valori, perché questi valori sono belli. Quindi questo è il compito fondamentale di un buon educatore. Ripeto, specialmente di questi tempi, perché con il mondo in cui viviamo, o si chiudono i figli dentro le campane di vetro, ma cioè, è impossibile che non entrino purtroppo in contatto con questo mondo, e purtroppo anche a livello esplicito, quantomeno a livello di conoscenze di ciò che vedono e di ciò che sentono. Ciò che fanno è l'unico margine su cui si può sperare, insomma, di incidere un po', ma bisogna farlo, ripeto, con una buona educazione, pregando anche molto, vale il discorso fatto prima, e quindi pregando molto il Signore e la Madonna per questa intenzione. Per esigenze di spazio possono buttare Bricca 970, dice, cerco di leggere piano, così faccio il bravo anche per chi ascolta i podcast in differita se non capiscono nulla. Buonasera Don, per esigenze di spazio si possono buttare nella carta santini, libri di preghiere, di santi e vecchie stampe di Vangelo accumulati in 40 anni. Quelle cose non si possono buttare nella carta se non vengono prima distrutte. Quindi quelle cose o si bruciano, se uno c'ha il camino o una stufa a legna o qualcosa del genere, o comunque un ambiente dove si possa fare così, oppure se uno è il distruggi documenti, si passano nel distruggi documenti, ma lasciare, insomma, un qualche cosa, un testo sacro, insomma, come un Vangelo o un'immagine sacra che vada poi non si sa a finire bene dove, non è una cosa riverente e riguardosa. Cioè, ciò che si insegnava
e ciò che mi hanno anche insegnato è che con questi oggetti bisogna agire in questo modo. Rosario Scapolatiello, che responsabilità hanno i genitori la cui figlia diventa musulmana? Rosario Scapolatiello. Bisogna fare una telefonata alla Santissima Trinità per rispondere a questa domanda, no? Perché questo non lo sanno neanche i genitori bene. E certo, i genitori possono, come dire, a seconda di come si sono comportati e di quello che hanno combinato, possono, come dire, farsi un'idea se magari qualche piccola responsabilità concorra anche da parte loro, quindi se ci sia stata un'educazione religiosa latitante, come capita spesso, o molto lacunosa, o addirittura controproducente, perché se uno al figlio gli insegna il Vangelo e poi il Vangelo non lo vive, poi si assumono dei comportamenti di ripicca, cioè faccio il contrario di quello che tu mi hai detto apposta. Oppure, se si assumono degli atteggiamenti oggi è difficile, troppo estremisti dall'altra parte, quindi troppo rigidi. È chiaro che il cristianesimo è religione, è fede che comporta una certa severità dei costumi. Severità non vuol dire rigidità eccessiva, perché altrimenti poi si ingenerano le reazioni contrarie. È difficilissimo trovare il punto di equilibrio. Ma certamente questa non è una domanda a cui posso rispondere, cioè non è senza offesa per chi l'ha posta, no? Io non ho nessun dono, non c'ho la scienza infusa, non c'ho niente, sono soltanto un povero prete, no? Quindi, ma neanche se conoscessi i genitori potrei formulare un giudizio, perché non potremmo mai dare un giudizio di questo genere. Tu sei responsabile che tuo figlio è diventato musulmano, ma chi? Ma neanche se si trattasse di mio fratello che un figlio diventa musulmano, insomma, no? Nessuno di noi può avere una conoscenza tale da poter formulare un giudizio di questo genere. Vediamo un po' se va meglio così. Ok, se ci sono problemi di connessione, datemi qualche riscontro. Adesso ero andato un attimo in pausa, ho cambiato, diciamo così, connessione. Il Vale Valerio scrive: "Buonasera Don, qual è la sua riflessione sulla terra promessa e il perché quelle popolazioni siano perennemente in conflitto?" Io non ho riflessione da fare sulla terra promessa se ne parla nella Sacra Scrittura, e la terra dove scorre latte e miele, che fu promessa al popolo di Israele. E lì il popolo di Israele stette, dopodiché è la Bibbia stessa che spiega, insomma, che dà una lettura teologica di tutto quello che fin dall'Antico Testamento successe: prima la distruzione del regno del nord da parte dell'Assiria, poi addirittura il rasamento al suolo da parte di Nabucodonosor nel 586 con la distruzione del Tempio, e poi la dominazione ellenistica, e poi la dominazione romana, e poi tutto quello che abbiamo visto. La storia sacra attribuisce sempre questi eventi alle colpe del popolo di Israele. Alle colpe del popolo di Israele, senza avere niente contro Israele, quindi alle colpe di ciò che allora era il popolo di Dio. Evidentemente essere stata teatro di vicende molto drammatiche, come quelle che hanno visto la morte di nostro Signore Gesù Cristo, certamente non ha contribuito a, come dire, a far calmare le acque da quei posti, da quelle parti, tant'è vero che poco dopo c'è stata un'altra rasa al suolo di Gerusalemme, addirittura l'elezione lì della città pagana fatta dall'imperatore Adriano, rinominata Enele Capitolina, e poi grazie a Dio la lenta ripresa, ma certamente quello è un luogo dove tanto male purtroppo è concentrato per forza di cose, insomma, lo si intuisce, insomma, no? E si chiama Jerusalem, cioè in ebraico città della pace, perché lì è stata fatta la pace tra Dio e gli uomini, ma proprio perché è stata fatta la pace tra Dio e gli uomini, certamente è il luogo dove è presumibile che coloro che ce l'hanno a morte con Dio e con gli uomini, e sappiamo bene chi sono, proprio lì concentrino tutti, diciamo, gli sforzi per trasformare quello che dovrebbe essere, come dire, l'emblema della pace nell'emblema, insomma, della sofferenza, del dolore e delle contraddizioni. Nicola Vedda: "Se uno simula la situazione della messa perché ha la passione e le piace simularla, commette peccato. Sono un giovane." Allora, caro giovane, io adesso non è che capisco molto bene, quindi voglio sperare che
che stiamo bene, insomma, no? Quindi che si tratti, come dire, di un gioco. La messa non è un gioco, però. Quindi se c'è un bambino di 3-4 anni che sente la vocazione e che gioca con gli amichetti a fare il prete, che c'ha l'altarino, insomma, è un discorso. È un giovane. Non si deve mettere a fare queste cose quando è grandicello, insomma, no, perché la messa è una cosa seria. E non deve essere mai un oggetto di farse o di bulle. Se una persona è attratta dal mondo della messa e sente di poter avere la vocazione al sacerdozio, ne parla con il proprio parroco e comincerà un cammino di discernimento, no? Ma così io ad occhio, insomma, questa è una domanda un pochino atipica, non mi sentirei di incoraggiare, insomma, nonostante le buone intenzioni, questa prassi, no? Michele no, no, 0970, perché nel Padre nostro si parla di cieli e non di cielo? Vabbè, carissimo, presumo che sia un maschietto, dato che c'è Michele. In ebraico cielo non esiste, perché cielo in ebraico si dice shamaim, e shamaim è plurale, quindi se si tratti, insomma, in greco troviamo Pater Hemon o entois uranois, quindi lo stesso cieli al plurale, che traduce l'ebraico beshamaim, cioè nei cieli. Shamaim è plurale, quindi che si dica cielo o cieli non ha assoluta importanza, perché è comunque in cielo, e cieli si intende la dimensione in cui abita l'Altissimo. Noi sappiamo che sì, questi cieli certamente devono avere qualche conformazione, non si sa dove, però sappiamo bene che la volta azzurra che vediamo sopra di noi, come dire, è un gioco di luci, d'accordo? Quindi non è un luogo fisico, insomma, ecco. Però il guardare in alto, quindi verso ciò che sta più in alto di noi, quindi che in qualche modo ci trascende, ci dà l'idea del luogo, diciamo così, tra virgolette, sempre, dove Dio abita, dico tra virgolette perché ci dovrà essere qualche cosa, quindi ma noi non possiamo, come dire, dare una rappresentazione adeguata di queste cose, ecco, essendo realtà evidentemente trascendenti, no? Cristina Bianco, buonasera Donato, la mistica città di Dio può essere considerato un buon libro di meditazione? Ce ne può consigliare alcuni? La ringrazio. La mistica città di Dio, certamente è un ottimo libro di meditazione, anche se è un po' particolare, ecco, perché narra della vita della Madonna, quindi alterna, come dire, momenti dove la Madonna spiega alcuni episodi a momenti un po' descrittivi. Quindi i testi di meditazione non si possono anche qui dare, come dire, a casaccio, perché ci sono testi di meditazione, sono i primi testi di meditazione sono i Vangeli e la Sacra Scrittura, quella è la prima base della meditazione. I Vangeli sono abbastanza facilmente meditabili. E i brani della Sacra Scrittura che si prestano maggiormente ad una maggiore comprensione, gli Atti degli Apostoli, le lettere cattoliche, se qualche passaggio delle lettere paoline che è un pochino più complicato, i libri sapienziali, noi quest'anno li stiamo facendo durante le ore sante, ma sono prende il libro del Siracide, a quello capisce pure un bambino, e c'ha 51 capitoli, insomma, da meditare con massime sentenze piene di sapienza, insomma, quindi oltre alla Sacra Scrittura ci sono dei testi classici. Un tempo c'era l'Imitazione di Cristo, per esempio San José María Escrivá, io ho avuto modo di conoscere le sue opere, scrisse tre opere principali che sono Cammino, Solco e Forgia, che sono proprio testi di meditazione, cioè sono scritti per punti, come se fosse veramente una meditazione fatta per solo un argomento, e proprio l'argomento ci sono delle brevi sentenze che valgono come punti di meditazione. C'è la Filotea di San Francesco di Sales, che è stata scritta apposta per i laici, insomma, come testo di meditazione. Alcune opere di Sant'Alfonso, e quindi per chi gli piace la Divina Volontà, il Libro di Cielo, e tutto qua sono 36 volumi, non fa in tempo a morire, insomma, prima che se li hai meditati tutti, no? Quindi evidentemente poi però se si tratta, cioè, persone che vivono nel matrimonio, è bene che meditino su certe cose, insomma, persone che sono fuori del matrimonio su altre. Un sacerdote è bene che mediti su tutte le cose date al sacerdote, così come una suora di clausura, insomma. Quindi i testi di meditazione non si possono, come dire, quelli che ho citato in questa sede, tipo San Francesco di Sala, tipo le opere di San José María Escrivá, sono pensate per persone, presumo, come gli ascoltatori, che vivono nel mondo, insomma. Quindi
magari l'imitazione di Cristo, che è un ottimo testo di meditazione, si può anche usare come testo di meditazione, però bisogna pensare che sono alcuni passaggi, quello è un testo che viene dall'ambiente del monachesimo e che è principalmente pensato per la santificazione del monaco. Per cui alcuni passaggi, dice, il monaco non parli quasi per niente con nessuno, cioè tutti dobbiamo custodire un pochino di silenzio, ma è chiaro che il modo con cui si custodisce il silenzio nel mondo è diverso dal modo con cui lo si custodisce nel monastero, questo è ovvio, questo qui, no? Quindi bisogna avere queste accortezze quando si affrontano queste cose. Dec ha 330 anni. Salve padre, cosa dice la Chiesa Cattolica riguardo al servizio militare femminile volontario? Lo consente, lo sconsiglia, lo vieta? Bah, non sono molto ferrato su questo argomento, d'accordo? Per cui, per quanto mi consta, non tutte le cose è necessario prendere posizione, insomma, no? Per cui su molte cose esiste una coscienza dei fedeli ed esiste anche un pochino di buon senso, insomma, per cui dinanzi ad alcune problematiche, come dire, di per sé, da un punto di vista morale, se un lavoro è lecito a un uomo, perché un uomo può fare il militare, di per sé, astrattamente parlando, non ci può essere, come dire, una problematica morale al fatto che questo sia svolto da una donna. Qui si può eventualmente porre una questione, ma questo dipende dalla donna incaricata di fare discernimento se questa sia cosa bene per lui, circa l'opportunità, la convenienza, insomma, e se una persona vuole diventare, come dire, molto santa, dice, la Madonna avrebbe fatto la soldatessa, quindi, ma queste sono, ripeto, questioni che attengono alle scelte personali di vita, sulle quali non si può essere sempre imboccati, d'accordo? Perché il compito della morale è, come dire, stabilire dei confini tra il bene oggettivo e il male. Poi però la volontà di Dio per te o per me, cioè, come dire, faccio un altro esempio un po' più piccante al femminile, no? Ecco, una donna non può andare in giro, evidentemente da un punto di vista morale, perché pecca e fa peccare, in maniera provocante o indecente. Questo è evidente, questo qui, se una persona vuole stare dentro la legge di Dio. Detto questo, qual è il confine? Qual è lo stile? Qual è il modo più adatto per una donna di presentarsi o di non presentarsi? Ah, questo, cara donna e cara signorina, ti metti davanti a Gesù Eucaristia, ti metti davanti allo specchio, davanti alla preghiera e, sapendo che lo stile di come ti vesti dice quello che tu sei, sceglierai come vestirti, fermo restando che c'hai quel limite. Se vuoi stare in comunione con Dio, c'è quel limite, d'accordo? Ecco, quindi non tutte le cose, dice, si risolvono con delle domande, no? È peccato o non peccato mettersi il rossetto? Fanno queste domande qualche volta al sacerdote. Bene, fai discernimento. Vediamo chi sei, perché fai questa cosa, per chi la fai. Perché se sei sposato e lo fai per tuo marito in maniera tranquilla, è un discorso. E se non sei sposato e sei in cerca di marito, vabbè. Se sei sposato e lo fai per essere vista dagli altri uomini, mettiti davanti al Signore e arrivaci tu, insomma, no? Quindi su questo, quando mi sentirete, io più tempo passa e più sono, come dire, propenso a responsabilizzare le coscienze dei fedeli. Nel Vangelo, che oggi è stata seguito la messa, che oggi si può andare a messa, nel Vangelo di oggi, nella liturgia della parola di oggi, Gesù diceva: vi manderò lo Spirito Santo, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. D'accordo? È chiaro che il fatto che una cosa sia consentita dalla legge civile non significa né che sia sempre moralmente buona, perché per esempio la legge civile consente l'aborto, ma l'aborto non è moralmente buona, né che sia la cosa migliore da fare o quella più opportuna o quella più conveniente o quella che meglio esprime certi valori. Capite? Per cui le leggi civili noi le osserviamo, evidentemente non siamo tenuti a osservare quelle che vanno contro il bene oggettivo morale, d'accordo? Per cui i medici cattolici fanno l'obiezione di coscienza e l'aborto non lo praticano, per esempio. Però non possiamo noi, se vogliamo vivere da cristiani, semplicemente
basarci, specialmente di questi tempi dove c'è il cosiddetto Stato laico, che in certi aspetti diventa lo Stato non semplicemente laico, ma lo Stato laicista, cioè lo Stato non semplicemente areligioso, ma antireligioso. Allora, cioè, se uno vuole mantenere la propria fede, certamente rispetterà le leggi dello Stato, quelle che si devono rispettare, quelle che non toccano i cosiddetti valori non negoziabili, però anche dentro questo ambito, evidentemente si lascerà guidare più e meglio dalla legge di Dio e della Chiesa. Roberto Giacomini dice: parlare di Gesù mi dà una pace profonda, è sempre così. Certo, Roberto, parlare di Gesù non se lo si fa in forma, a tempo, in modo opportuno, insomma, e con la dovuta, insomma, attenzione, certamente non può essere una cosa brutta. Cioè, il nome di Gesù, Jesu Dulcis Memoria, dice un bellissimo inno di San Bernardo, no? Dans vera cordis gaudia, Gesù la cui dolce memoria dà i veri diletti del cuore, quindi, no? Quindi, ecco. Niente di cui stupirsi. Bene, Iole Rossi 69. Buonasera, Donato, volevo sapere se ora saremo obbligati a ricevere Gesù Eucaristia solo sulle mani. Come facciamo a dire no dopo 2 mesi di astinenza? Allora, questo io non glielo so dire adesso perché dinanzi al cosiddetto protocollo di accordo tra governo, come si chiama il ministro dell'interno, non mi ricordo più, non mi ricordo il nome, e il presidente della CEI, poi dovrà essere tradotto in norme vincolanti dai decreti dei vescovi nelle singole diocesi, e le stanno facendo, d'accordo? Ora, dinanzi a queste cose qui, ripeto quello che ho detto già prima, d'accordo? C'è la coscienza dei fedeli che si dovrà mettere dinanzi alle norme, perché che io ti consento di prendere la comunione soltanto nelle mani non vuol dire che io sono obbligato a fare la comunione, assolutamente. Cioè, la comunione sacramentale è un atto personalissimo che comporta problemi di coscienza, alcuni gravi, tanto è vero che la Chiesa ha sempre insegnato che la comunione non te la devi fare se la coscienza ti rimprovera un peccato grave. Né puoi fare la comunione se non hai osservato il digiuno eucaristico, a meno che non ne abbia ricevuto dispensa. D'accordo? E circa il modo di accostarsi alla Santa Comunione, questo è un problema di coscienza. D'accordo? Perché se una persona ha problemi di coscienza a prendere la comunione in mano, si dovrà mettere davanti al Signore e agire di conseguenza. Secondo quello che gli detta il cuore e la coscienza. Anche questo non delegabile a richieste a Don X, Y e Z. Mi sono arrivato, immaginate, tantissime richieste, ma io non ho mai risposto a nessuno di quello che si dovrebbe fare. Tu ti ci preghi sopra e in base a quello che la coscienza ti dirà, agirai. Punto. Perché non c'è su questo una regola assoluta. Qui si tratta di sensibilità particolari, di problematiche particolari, di motivazioni, di valori, è tutto quanto un complesso di cose che entra in questo argomento e che devono essere oggetto, per cui io non sono d'accordo personalmente, né su chi spinge in un modo, né su chi spinge in un altro, né su chi dice, siccome adesso la Chiesa, supponiamo la maggioranza, obbliga a fare questa cosa, chi non lo fa è disobbediente. Io questo mi dispiace tanto. Io ho sempre predicato, vissuto in prima persona, d'accordo? E raccomandato l'obbedienza alla Chiesa sempre, dovunque e comunque. Ma se io scelgo di astenermi da fare la comunione, da fare la comunione spirituale, fino a quando questa cosa non termini, io non sto proprio disobbedendo a nessuno. Io disobbederei se vado a prendere qualcuno per il collo e lo obbligo a fare quello che voglio io, d'accordo? Non lo faccio, d'accordo? Capito? Perché l'obbligo di fare la comunione non esiste, esiste per il, cioè, questo sia chiaro, questo lo dico in tante catechesi. Sapete, durante la messa, chi è tuttora adesso l'unica persona che è obbligata a fare la comunione? È il sacerdote celebrante. Nessuno dei presenti è obbligato a fare la comunione. Secondo la legge della Chiesa attualmente vigente, la comunione è obbligatoria in due circostanze. Vediamo se lo sapeva. A Pasqua, e quest'anno tant'è vero che i vescovi ci hanno dispensato ai fedeli, e in punto di morte, il viatico.
sono le uniche due circostanze in cui la Chiesa, attraverso la sua legge, dice: guarda che almeno a Pasqua e almeno in punto di morte, la confessione prima e la comunione poi li devi fare. Io conosco gente, in tutte le parrocchie dove sono stato, che la comunione non la fa quasi mai. Ma a me non mi è mai passato neanche per l'anticamera del cervello, perché non lo posso e non lo devo fare. Per quanto mi date da dire, perché non ti fai la comunione? Quello che devi dire, ma che sei matto? Cioè, adesso fare i miei perché non faccio... Cioè, se io sto vivendo in una situazione di peccato da cui non mi sono convertito e non mi vado andando a confessare, ma che te lo devo dire a te? Io non posso mica fare queste domande, neanche da prete, non lo posso fare. Vedendo una persona che non fa la comunione, io lo rispetto, da sacerdote, certamente vedendo quella cosa, sono il parroco, pregherò per questa intenzione, dirò al Signore, aiuta questo fratello, questa sorella, chi lo sa che c'ha, chi lo sa come mai. Cioè, ma vedo eventualmente, se capitasse l'occasione, in maniera molto soft, con discorsi molto indiretti e alla lontana, uno potrebbe sollecitare, ma io mica posso andare a dire alla persona perché non ti fai la comunione, vieta a fare la comunione. Ma non si può fare questo qui, eh. Uè. Né se vedo una persona che magari a messa non la vedo mai e capita una persona a messa e viene a farsi la comunione, io mica posso dirgli: ah, fermati, ti sei confessato? Cioè, ma come? È sicuro che non sta in grazia di Dio, non lo vedi mai a messa, ma io non posso farlo, d'accordo? Per quello potrebbe rispondermi: che vuoi? Io ieri sono andato a Latina, in cattedrale mi sono confessato, io sono venuto a farmi la comunione. Ma che tu devi venire a dire a te? Sta la mia coscienza sapere, come sono tenuto a sapere, che prima di fare la comunione devo stare in grazia di Dio. E se me la faccio ciò nonostante, il peccato mortale, il sacrilegio lo commette chi se la fa. Mio compito di sacerdote è insegnare ai fedeli quali sono le condizioni per accostarsi alla comunione. D'accordo? Punto. Quindi, riguardo questa cosa, si avrà la massima libertà. Certo, se ci dovessero essere delle disposizioni in questo senso, a quelle disposizioni si può certamente chiedere, come dire, formulare, come dire, le proprie difficoltà nelle sedi opportune, con umiltà e con dolcezza, d'accordo? Cioè, quindi l'obbedienza non significa non avere la possibilità di dire: sì, questa sarebbe la norma, voi avete avuto opportuno, però per la mia coscienza questa norma io non la posso vivere, e quindi questo mi imporrà a livello di coscienza delle scelte conseguenti, e farlo sapere questo qui eventualmente ai pastori, sempre con umiltà, con dolcezza e con mitezza, senza andare a fare baraonde o cose di questo genere, perché nella Chiesa lo stile è sempre la carità e il rispetto, specialmente di chi deve prendere, specialmente in questo periodo, delicate decisioni. Però, insieme a questo doveroso rispetto, noi abbiamo nel nostro cuore la nostra coscienza. Nella nostra coscienza ci parla il Signore, nella nostra coscienza si fanno le scelte importanti di vita, d'accordo? E noi non possiamo e non dobbiamo mai andare contro la nostra coscienza, d'accordo? Né possiamo delegare ad altri, tacitando la nostra coscienza, il giudizio della nostra coscienza. Ecco perché non dico nulla su queste cose, come sto facendo adesso. Do degli orientamenti generali, dicendo: non è obbligatorio fare la comunione, d'accordo? Perché non c'è nessun obbligo, d'accordo? Non c'è nessun obbligo. Non è disobbedienza non farlo. Se nella tua coscienza ti senti di farlo e ti senti che non c'è niente di male che si può fare, fallo. Se questo non te lo senti, non farlo, e non devi sentirti né male, né pensare che stai facendo cose strane, né pensare, se sei capace di dire al Signore: io piuttosto che andare contro la mia coscienza vado avanti tranquillamente, sapendo che nulla delle grazie mi mancheranno, perché se anche mi stessi sbagliando, tu sai che sto agendo per amore tuo, per questa cosa. Quindi non esiste problema in questo mondo a cui non ci sia soluzione. Basta imparare a pregarci sopra. Spero di essere stato chiaro, speriamo che molti sentano questa cosa, perché se no mi tocca ripetere queste cose 100.000 volte. Buonasera Don Leonardo, dice Chiara Leonilde, ho notato dei video delle sante messe che il celebrante mette un frammento dell'ostia nel calice. Cosa significa?
Sì, questo rito si chiama tecnicamente l'immistione, viene fatto durante la recita dell'agnello di Dio e prima della comunione sacramentale. Il sacerdote, mentre fa questo rito, dice sottovoce: il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi segno di vita eterna. Cosa significa? Questo segno è un gesto simbolico che rappresenta simbolicamente la risurrezione di Gesù. Perché? Perché durante il sacrificio della messa il corpo e il sangue di Cristo, che si trovano separati sull'altare, quindi distintamente separati, riproducono realmente, non simbolicamente, il sacrificio della croce, cioè quando corpo e sangue di Gesù erano realmente separati perché lui stava soffrendo e morendo in croce. Ecco perché la messa è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce. Ma siccome Gesù è risorto, quindi quel corpo e quel sangue che si sono separati fino a morire senza più una goccia di sangue, si sono riuniti insieme al momento della risurrezione. Ecco perché siano per noi segno di vita eterna, perché la riunione del corpo e del sangue di Cristo nella risurrezione è il pegno della nostra vita eterna, perché è la risurrezione di Gesù che è fondamento della nostra speranza. Lucia Franco, 7185. Ave Maria, cosa pensa dei pazienti Covid-19? Stanno espiando i loro peccati? E anche i nostri, perché escono guariti e convertiti. Allora, io su queste domande mi dispiace, ma non mi sento di fare né interpretazioni né profezie così dirette, insomma. Un sacerdote nella messa, dopo aver nominato Papa Francesco, può nominare il Papa Emerito contemporaneamente? Che io sappia, non è una cosa prevista dalle norme, né mi sembrerebbe una cosa tanto sensata, una stravaganza che io non ho sentito mai, perché allora, come dire, sarebbe come se io sto in una diocesi e il vescovo dà le dimissioni, quindi diventa vescovo emerito, il Papa nomina un nuovo vescovo e io dico, qui per esempio abbiamo, quando c'era Monsignor Petrocchi, Monsignor Pescide non c'era più, non perché come Monsignor Petrocchi era stato trasferito all'Aquila e adesso è diventato cardinale, ma Monsignor Pecci aveva dato le dimissioni per sopraggiunti limiti di età. Ad immagini che se c'era Monsignor Petrocchi, dico, in comunione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Giuseppe e il Vescovo Emerito Domenico. Non c'è il Vescovo Emerito, che c'entra? Perché il Vescovo Emerito è sempre Vescovo, d'accordo? Perché non cessa di essere Vescovo, ma non ha più nessuna autorità e nessun potere giurisdizionale, d'accordo? Quindi è una figura di questo genere. Il Papa Emerito, per sua libera scelta, ha rinunciato all'esercizio del ministero petrino. Quindi si è spogliato della potestà piena, suprema, immediata, ordinaria e universale, che sono caratteristiche successive di vita su tutta la Chiesa. Quindi che senso avrebbe nominarlo a fianco al Papa regnante? Quindi è semplicemente una stravaganza e priva di senso e priva di fondamento, non, almeno che qualche canonista, insomma, non pensi o dica altro. Allora, vediamo un pochino. Bene, la connessione dovrebbe essersi di nuovo recuperata. Qui stiamo altalenando tra due fonti di connessione. Luigi Giorgio Real, buonasera, sto dovendo fare una scelta. Qual è la bellezza della vita del sacerdote diocesano rispetto alla vita religiosa da sacerdote? Sono due cose evidentemente per certi aspetti simili, perché il sacerdozio è comunque uno, ma differenti nei modi e nello stile. Poi la vita religiosa ha una ampia prospettiva, perché può essere monacale, può essere prevalentemente di vita contemplativa, anche se non monacale, oppure di vita attiva, o di vita dedicata all'evangelizzazione, di vita apostolica, come gli istituti dediti all'educazione, quindi c'è una larghissima. È un problema di volontà di Dio, perché il sacerdote diocesano, ordinariamente, si offre per partecipare alla missione, come dire, apostolica di tutta la Chiesa, quindi è un uomo di Dio, che dedica la propria vita al servizio di Dio della Chiesa attraverso la preghiera e l'esercizio del ministero apostolico, che consiste nella predicazione, nell'amministrazione dei sacramenti e nel governo
ciascuno evidentemente secondo l'ordine e il grado proprio, il viceparroco da viceparroco, il parroco da parroco, il vescovo da vescovo, i cardinali da cardinali, il papa da papa, della porzione del popolo di Dio o del popolo di tutto intero, come nel caso del papa che Dio gli ha affidato. È chiaro che lo stile è molto molto differente. Un sacerdote diocesano non ha una regola stretta come in un ordine religioso. Se la deve fare da solo una regola, però, perché non può vivere, ecco, e deve essere molto molto attento a gestire bene il tempo. Non fa voto di povertà, ma non può vivere da riccone, quindi pur potendo possedere le cose, deve avere, come dire, la grande capacità ascetica di averle come se non le avesse, di non accumulare, quindi di quindi sono tutta una cosa. Cioè, San Tommaso d'Aquino diceva che un sacerdote diocesano, per essere tale, doveva avere come punto di partenza tutte le virtù a cui un religioso arriva dopo anni di vita religiosa. Insomma, è una cosa che fa un po' spavento. Insomma, io adesso, dopo ho fatto 16 anni, l'altro giorno, insomma, di sacerdozio, capisco quello che diceva San Tommaso d'Aquino. Quindi è un problema di dove ci chiama Nostro Signore, però, ecco, perché la vita religiosa c'è indubbiamente un grandissimo fascino, sono stato sempre affascinato. Per quanto mi riguarda, pare che il Nostro Signore non mi ha voluto fuori della vita e mi ha preferito dedito al sacerdozio diocesano. Quindi questo è comunque sempre il punto fondamentale su cui fare discernimento. Bricca 970 dice che nel Vangelo si legge che Gesù, ospite nella casa di Simone, si alza all'alba e lascia la casa per andare a pregare fuori da solo. Forse tutti dormirono, non potevano rimanere là a pregare. Figlio o figlia mia, questa è una domanda, insomma, ecco, un po' così, no? Il nostro Signore per pregare cercava di immergersi in Dio e cercava, come è bene quando si prega, l'isolamento e la solitudine. Quindi poi non possiamo andare a dire al nostro Signore: hai fatto così, non potevi fare colà, insomma, perché il nostro Signore fa sempre quello che è opportuno e che è buono fare, no? Quindi lei sicuramente non si rende conto, insomma, non l'ha fatto, insomma, con questa malizia, ma noi non possiamo dire: perché hai fatto così, potevi fare colà, no? Se no facciamo come ha fatto Giuda quando Maria di Magdala ha rotto l'alabastro col profumo, gliel'ha messo addosso e dice: ah, perché fai così? Potevamo venderlo e darlo ai poveri, no? Ecco, quindi non dobbiamo fare queste cose qui, eh? Il nostro Signore c'ha sempre ragione nelle cose che fa, no? Ianto Ernesto Donardo, buonasera. Per indossare la corona del Santo Rosario ho fatto per forza benedire, grazie. Allora, indossare la corona del Santo Rosario è cosa buona, evidentemente, se lo si indossa come sacramentale e quindi come oggetto benedetto. Non certo come fanno non pochi, per moda, perché va anche di moda, e specialmente in alcune circostanze, mode blasfeme, come purtroppo io non faccio mai nomi e cognomi, soprattutto nel male, ma non è capitato infrequentemente, insomma, di vedere il rosario al collo, insomma, di signorine, chiamiamolo genericamente così, che osteggiavano comportamenti, stili, modi di non essere vestite, più che essere vestite, assolutamente inaccettabili, e anche personaggi, insomma, maschili, come dire, dal punto di vista oggettivo, e poi giudicato tanto il Signore, veramente dalle dubbie apparenze, ecco. È chiaro che se uno lo indossa con fede, per amore, non per ostentarlo, ma per tenerlo dentro di sé, è una cosa buona perché è un sacramentale, ma come tutti i sacramentali, perché possa esplicare tutta quanta la sua efficacia, in ordine alla benedizione, alla protezione, è chiaro che deve essere benedetto, come tutti quanti gli oggetti, no? Allora, Sorpa 62, Donardi, non so che adessi sulla Divina Volontà. Le domande sulla Divina Volontà, per favore, dopo domani sera, alle ore 21:15, sempre su Instagram. Comunque, questa domanda non c'entra molto la Divina Volontà. Allora, tutto quello che accade è o volontà divina intenzionale o volontà permissiva. Ma i nostri atti non sono affatto irresponsabili, perché dinanzi a quello che Dio fa o dinanzi a quello che Dio permette, noi interagiamo, capito? Non è che stiamo come dei baccalà a subirli in maniera passiva, noi interagiamo, perché quello che lui vuole noi dobbiamo accoglierlo e farlo. Quello che lui permette,
noi dobbiamo accettarlo se si tratta di un qualche cosa che è contrario alla nostra volontà, ma come dire, non è un male oggettivo. Ma quando si tratta di un male oggettivo, noi dobbiamo combatterlo, anche se Dio lo permette, d'accordo? Cioè, c'è stata, si è diffusa un'eresia, Dio l'ha permessa, certo che Dio l'ha permessa, però tanto io studio e confuterò quell'eresia con argomenti che possano frenarla e fermarla. È chiaro che poi mi devo anche interrogare come mai il Signore ha permesso che succedesse questa cosa, cosa mi sta dicendo attraverso questa cosa. Muoio sta il Covid-19, permesso o non permesso, cioè che fai? Sicuramente è una permissione divina, questo non c'è nessun dubbio, questo qui, perché non si muove foglia che Dio non vuole, quantomeno una permissione divina lo è. Allora che facciamo? Dice, vabbè, ce lo teniamo fino a quando non se ne va. No, dobbiamo fare qualcosa per combatterlo, d'accordo? Se no ci ammaliamo tutti quanti. E anche per trovare delle quindi non è, cioè, il fatto che non si muova foglia che Dio non voglia non vuol dire che chi ha la volontà e l'intelligenza come noi non debba fare tutto quello che sta a lui fare dinanzi all'agire intenzionale o permissivo della divina volontà. Altra domanda, i religiosi se non diventano sacerdoti studiano le stesse cose di un sacerdote? Evidentemente no. Un religioso se non diventa sacerdote non studia le stesse cose di un sacerdote, studia soltanto tutto ciò che attiene alla disciplina e alla vita del proprio istituto religioso. E se vuole diventare sacerdote deve fare gli studi teologici minimi e indispensabili per ricevere l'ordine sacro come qualunque sacerdote. Gallipolizza, mi hanno detto Gesù è stato tra noi, si è fatto toccare, quindi si può anche prendere l'Eucaristia con le mani. Questa affermazione mi ha lasciato interdetta, può chiarire se possibile? Allora, questa è un'argomentazione un pochino... Allora, vi raccomando, per chi vuole approfondire questi gli argomenti della comunione sulla mano, tanto c'è disponibile anche il libro in formato elettronico, è un testo certamente di un certo livello, ma non mi sembra particolarmente difficile. Ecco, io gli faccio pubblicamente i miei complimenti. È Don Federico Bortoli, della diocesi, lui credo che sia di San Marino, che ha fatto la sua tesi dottorale sulla comunione sulla mano, che è il testo più completo, equilibrato e, come dire, profondo che io abbia conosciuto su questo argomento. E la frase di Gesù, prendete e mangiatene tutti, non è stata rivolta indiscriminatamente a tutti, ma agli apostoli che erano presenti nel cenacolo, d'accordo? Quindi non si può, sulla base di questa frase di Gesù, dire Gesù ha autorizzato tutti a prenderlo in mano, perché è una violenza, non è vero, d'accordo? Non è affatto vero. E questo tra l'altro contraddice tutta quanta la secolare disciplina della Chiesa che dopo il primo periodo, con le motivazioni storiche dell'epoca, ha assolutamente proibito per 1500 anni, mica per una settimana, di farlo. Ecco. E poi il modo con cui questo insomma è tornato ad essere permesso nella Chiesa, basta leggere con attenzione quella tesi e si vedrà. Quindi non si può assolutamente fare un discorso di questo genere, no? Rosi, Faber, Fiat, eccetera, eccetera. Buonasera, le chiedo la sua posizione riguardo alla celebrazione della Santa Messa dei Neocatecumenali e il modus operandi della ricezione dell'Eucaristia. Allora, io non ho una mia posizione, io ricordo bene che ai tempi di Benedetto XVI il Cardinale Arinze in persona scrisse una lettera ai membri del cammino neocatecumenale dandogli un certo tempo per adeguarsi alle norme liturgiche del messale romano, che sono vincolanti per tutti. Non esiste una messa, per quanto mi riguarda, dei neocatecumenali, perché esiste la forma ordinaria e la forma straordinaria del rito romano. Poi, se i neocatecumenali, adesso non sono un canonista né sono esperto di quello che oggi è la loro vita, avessero ricevuto per approvazione esplicita e definitiva delle licenze e delle varianti liturgiche, io sono il primo a chinare la testa, ma se queste cose non ne sono al corrente io, esplicite e vergate dalla congregazione del culto divino o dei dicasteri competenti non ci sono stati,
Per quanto mi riguarda, esiste la forma ordinaria e la forma straordinaria del rito romano. La forma ordinaria è quella che si celebra ordinariamente in lingua volgare o anche in lingua latina, con il messale del 74 in forma definitiva di Paolo VI, con le rubriche e i riti da osservare dall'inizio alla fine, oppure la forma straordinaria, che è quella che si celebra secondo il Vetus Ordo, con il messale del 1962 approvato da San Giovanni XXIII. Punto. Non so come attualmente ricevono l'Eucaristia, so che avevano l'autorizzazione a riceverla sotto le due specie. Chiunque avesse problemi con queste cose qui, deve fare riferimento, oltre che agli statuti del movimento, al vescovo diocesano, e eventualmente alla congregazione per i laici e alla congregazione per il culto divino. Ma credo, insomma, adesso io adesso non sono un esperto, non ne faccio parte, quindi so che c'era tutto quanto un lavoro di studio, di sistemazione di tante cose, no? Tupelo 84 dice che nella visione della Emmerich Gesù la porge sulla bocca degli apostoli. Sì, questo lo ritengo alquanto improbabile. Sapete che le visioni della Emmerich purtroppo sono belle alcune, ma sappiamo che non sono attendibili al 100%, perché è storicamente dimostrato che larga parte delle visioni della Emmerich sono state rimaneggiate dal Brentano, che è colui che le ha curate. Quindi purtroppo alcune cose sono belle, ma anche lì come Vangeli apocrifi non possiamo sapere ciò che viene da lei e ciò che invece viene dai compilatori. Rossana Gambari, oh, ci abbiamo altri 10 minuti perché io tra poco la voce non ce l'ho più, perché questa è un'altra diretta, durerebbe un'altra ora e non ce la faccio più. Rossana Gambari scrive: buonasera, dono, una persona divorziata che non vive nel peccato può ricevere la comunione, può ricevere l'Eucaristia. Allora, la domanda è retorica. Perché se non vive nel peccato può confessarsi, essere assolta e quindi fare la comunione. Cioè, quello che ho sempre detto quando si parla di questo argomento, non è che le persone divorziate sono una categoria, come dire, di peccatori intoccabili, cioè, sono solo i grandi peccatori. Nessuno può fare la comunione se si trova in stato di peccato. E confessandosi di quel peccato non è pentito. Cioè, una coppia di giovanotti che ha scelto di vivere la non castità prematrimoniale e non ha nessuna intenzione, proprio nessuna, di provare almeno a vivere la purezza, se si vanno a confessare e dicono che hanno avuto rapporti prematrimoniali, vengono assolti e fanno la comunione, ma non hanno nessunissima intenzione di smetterla, non c'è nessuna differenza. Certamente, fermo restando la diversa specie del peccato, un conto è la fornicazione, un conto è l'adulterio, ma da un punto di vista, come dire, di liceità di comunione, non c'è nessuna differenza. Potrebbe esserci, diciamo, una cosa in meno rispetto a una coppia di divorziati, di sposati che vivono come marito e moglie, che non c'è, come dire, la pubblicità del peccato, quindi il fatto che non è un peccato pubblico, è un peccato privato. Ma anche se vanno a farsi la comunione e vengono assolti, quella comunione è sacrilega e quella assoluzione è nulla. Perché non è il problema dell'essere divorziato e risposato, perché se due persone divorziate e risposate, come già a suo tempo scrisse San Giovanni Paolo II, vivono come fratello e sorella, non possono perché hanno i figli piccoli, eccetera, eccetera, e si impegnano a vivere santamente, salvaguardando evidentemente il bene della Chiesa, e quindi fu detto a suo tempo dalla Familiaris Consortio, magari in parrocchie, specialmente se si tratta di piccoli centri dove non sono conosciuti, ma non perché ci sia qualcosa di male, ma perché le persone non siano indotte a pensare, cioè, guarda, questi sono divorziati e sposati e fanno la comunione, no? Perché non ci hanno scritto il cartello in fronte, viviamo come fratello e sorella, no? Ma non ci sono condizioni ostative. E tutti quanti i cammini che si devono fare nell'accompagnamento personale di queste delicate situazioni, piano piano hanno lo scopo di favorire un'interiorizzazione dei valori tali che possa condurre questi fratelli e queste sorelle a riconciliarsi con Dio e ad accostarsi poi alla comunione, evidentemente come Dio comanda, quindi stando in una situazione di grazia. Quindi non pensiamo che ci siano
i grandi cattivi e poi i santi, no? Ecco, sì, la benedizione dopo la diamo. È d'accordo. Ci abbiamo ancora 3 minuti, eh? Anzi, questa è l'ultima domanda. Ecco, meno male. Buonasera, Leonardo. Essendo figli di Adamo ed Eva, creature del Signore, Abramo e creature del Signore, Abramo è anch'essi nostro padre oppure solo alcuni ebrei? Non ho capito, Peaky Blinders. Se vuoi specificare, se vuole specificare, perché la domanda non è posta, io non riesco a capire che cosa intende. Adamo è stato creato da nostro Signore, Eva, la Sacra Scrittura dice che è stata tratta dalla costola di Adamo, ma Abramo è un uomo nato umanamente, scelto dal Signore per essere il capostipite del popolo dell'antica alleanza ed è padre della fede, nostro padre nella fede, soprattutto di noi cattolici, ma lo considerano evidentemente come loro padre anche gli ebrei e grazie alla presenza di Ismaele anche i musulmani fanno riferimento al capostipite comune che sarebbe Abramo. Va bene, vi do la benedizione, dato che mi è stata chiesta, stasera la diamo come Dio comanda, se no Instagram ci toglie sempre la parola e appuntamento poi a lunedì prossimo. La benedizione della Santissima Trinità con la protezione di Maria Immacolata vi accompagni per tutta la vita, vi dia forza e coraggio contro le insidie di Satana e dei suoi satelliti, vi rialzi da ogni caduta, vi risani da ogni infermità, vi doni forza, coraggio e costanza nella via del bene, vi dia pace, serenità e amore e vi conduca fra le braccia potenti di Dio. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Alla prossima, Santa Notte, Ave Maria.